Diversi punti e emozioni per una seduta consiliare finalmente rilassata dopo le turbolenze registrate nelle ultime riunioni della Civica Assise. All'ordine del giorno numerose interrogazioni presentate dai consiglieri del Partito Democratico, due delle quali relative all'aeroporto di Comiso, alle corse di Ferrari in pista e alla presenza di un grosso pregiudicato ipparino nelle strutture dell'ex base NATO. La questione della presunta carta di credito utilizzata dall'ex sindaco di Giacomo è stata invece al centro di un'apposita interrogazione presentata dal consigliere Fianchino. L'amministrazione comunale era assente, il Consiglio Comunale, la maggioranza del Consiglio Comunale ha lanciato un chiaro segnale all'amministrazione, ha detto che se non si è in aula a trattare anche l'ordinaria amministrazione, l'attività ispettiva, il Consiglio non tratterà nessun atto che l'amministrazione fa approdare all'attenzione del massimo consesso civico. Ieri comunque un Consiglio Comunale, principalmente di attività ispettiva, a partire dalla questione delle corse in Ferrari all'aeroporto, alla presenza di infiltrazioni mafiose all'interno dell'aeroporto, un sindaco che non risponde, che fugge al Consiglio Comunale, delle risposte veramente vaghe che insomma tutti i consiglieri già erano al corrente in funzione di quanto dichiarato dalla stampa locale e nazionale. Invece chiarimenti in merito alla questione di una presunta carta di credito che il sindaco Alfano ha dichiarato in sede di approvazione del bilancio, dove faceva intendere che ex amministratori, principalmente il sindaco di Giacomo, aveva utilizzato in modo improprio una carta di credito. Adesso risponde con risposta scritta, dove si dice che era una voce di corridoio che aveva sentito da parte di alcuni dipendenti comunali e che ha inoltrato delle richieste agli istituti di credito per verificare ciò. Ecco, un sindaco che mente spudoratamente alla città, al massimo consesso civico, un sindaco inconsistente che è ormai allo sbando e presente in aula 4, in un certo momento 5 consiglieri comunali che sostengono ancora questa scellerata giunta.